E allora buonasera e bentornato al professor Alessandro Orsini di Sociologia del Terrorismo. Buonasera professore, accomodi su quel tubo lì, a Sandra Murri, quello di fronte a me, Sandra vicino al professor Orsini, a Maurizio Lupi, presidente di Noi con l'Italia, lì, di qua, e a Marino Sinibaldi, giornalista, direttore della rivista Sotto il Vulcano, uomo numero da oggi in edicola. E poi peraltro ex direttore di Radio 3. Allora, si chiama già direttore di Radio 3, ex è brutto. Già a me mi sembra una cosa, non so, di già. Andato. Emerito. Ecco, bravo, quelle cose un po' che fanno subito pensare a un vecchietto, a cosa che mi non è. Allora, intanto rapidamente, perché poi voglio parlare di quanto è successo oggi. Secondo lei c'è davvero il pericolo che il conflitto si possa allargare in qualche modo anche alla Moldavia e alla Transnistria? Ma io credo che sia molto difficile per una ragione geografica, perché la Moldavia è sostanzialmente confina con la Romania, che è un paese della NATO, non ha sbocco al mare, quindi Putin dovrebbe fare uno sbarco anfibio a Odessa e poi procedere da Odessa verso la Moldavia, mi sembra in questo momento assolutamente improbabile. Ma come mai c'è questo allarme allora che riguarda queste due... Questo credo che sia una esagerazione dei media, perché anche in Transnistria pare che Putin abbia soltanto 50-100 ufficiali, si parla di 1300 soldati, ma sono per lo più locali che hanno avuto il passaporto russo, non ci sono le condizioni materiali perché Putin almeno in questo momento possa sferrare un'offensiva di terra in Moldavia. La Moldavia può essere colpita con i russi, infatti stanno facendo grossi investimenti per acquistare sistemi antiaerei, per intercettare i missili russi. Senta professore, ma lei come interpreta questi droni che oggi hanno colpito comunque il territorio russo, poi sono stati abbattuti, è stato chiuso anche l'aeroporto di San Pietroburgo per un'ora? Come mai? Diciamo, che segnale si è voluto dare inviando questi droni? Che c'è una... Erano intanto inequivocabilmente ucraini? O no? Beh, direi di sì. Anche... Diciamo che c'è una chiara volontà comprensibile, assolutamente legittima da parte di Zelensky di colpire il territorio russo. Poi starà chiaramente al blocco occidentale comprendere come modulare dall'esterno il conflitto e fare le proprie scelte. Ma di colpire o di dimostrare che... è comunque in grado di... Zelensky ha soltanto i droni, se avesse gli aerei colpirebbe con gli F-16, chiaramente utilizza le armi che ha a disposizione, ripeto, assolutamente legittimo, anche io al posto di Zelensky ambirei a colpire il territorio russo, diciamo. Questi mezzi sono... Maurizio Lupi? È inutile che guarda il telefonino. Stavo vedendo se mi aveva subito mandato a un messaggio il già direttore. In 20 ma perché sono tutti ad ascoltarvi e mi dicono bravo, ci sei, ecco, finalmente. Gli altri dovrebbero... Finalmente col professor Orsini. Bravo, alla grande, siete tornati. Sembrava che non poteste tornare insieme, invece esatto. Siamo riusciti nel miracolo. Ma Bianca Berlinguer... Però io vedo il professore tranquillissimo stasera. È possibile questo ed altro. Ma io non credo che intanto... Cioè, se avesse i caccia, che per ora, diciamo, anche gli Stati Uniti non sembrano disponibili a fornire... Se avesse i caccia, Zelensky non attaccherebbe perché l'Occidente non darebbe i caccia per attaccare, ma li dà solo per difendersi. E in ogni caso, in questa settimana abbiamo ricordato un anno dalla guerra dell'Ucraina e dell'invasione della Russia. E credo che le immagini che abbiamo rivisto non lasciano equivoci e dubbi, purtroppo, in quello che è accaduto, di una guerra che drammaticamente continua... e che credo tutti speriamo non arrivi ad un innalzamento dello scontro che tutti si aspettano, perché tutti, passato l'inverno ci sarà il grande scontro. Certo. No? E io credo che dobbiamo sperare che questo non accada, ma la posizione dell'Occidente è giusto che sia ferma e decisa. Marino? Ma un brivido me l'ha provocato. Il professore. Sì, perché le stesse cose che dicevano prima dell'invasione dell'Ucraina, che tutti i maggiori geopolitici italiani escludevano. Io sentivo in televisione il 23 febbraio attribuire alle fake news di Biden la notizia dell'invasione e ho creduto, sperando come tutti, che l'invasione non ci fosse. Magari stavolta non è vero, però i piani di Putin sono per un verso imperscrutabili, perché sono figli di un delirio anche, per l'altro molto evidenti, e sono quelli di ricostruire quest'area della grande Russia, della quale secondo lui la Moldavia fa parte. Quindi nell'ideologia di Putin e di Kirill, questo bizzarro patriarca che
sembra lo ispiri e in qualche modo lo indirizzi nelle vie della salvezza, c'è l'ingrandimento dello spazio russo. Noi stiamo difendendo l'Ucraina anche per evitare che come è accaduto in Georgia, come è accaduto in Cecenia, come è accaduto in Siria, dove abbiamo lasciato massacrare quel popolo che ora arriva sulle nostre coste, quei corpi li ho visti anche ovviamente questa sera nella vostra trasmissione, quei corpi arrivano dalla Siria bombardata da Assad e da Putin. Dico però, in questo momento, forse c'ha ragione il professore, spero. Non è che adesso Putin si mette a attaccare la Moldavia. Nell'ideologia... Sta già in difficoltà l'Ucraina. Una domanda tecnica, non ideologica. Cioè, non ci sono le condizioni tecniche per uno sbarco in Fiume. E allora speriamo che questa volta i geopolitici si azzecchino negli ultimi tempi. Quello che voglio chiedervi anche a Sandra e a tutti è questo, perché... Per carità, è chiaro che si arrivi in qualche modo alla possibilità di una trattativa, la Russia ci deve mettere molto del suo. Però in questi giorni abbiamo anche sentito Zelensky dire che non vogliono solo quello che è stato preso da un anno, cioè dal 24 febbraio dell'anno scorso, ma riprendersi anche la Crimea. Ma lo ritenete possibile intavolare una... La parola d'ordine è trattativa alla di pace, no? Sulla base anche del ritorniamo a prima del 2014? Ma a me fa invece il brivido, me lo fa venire queste armi difensive. Io quando sento parlare di armi difensive non riesco a capire il senso. Le armi difensive uccidono? Fanno i morti? Ammazzano i bambini? Spiego rapidamente il senso. Se lei vede le immagini dei primi mesi, ha visto e si ricorda, perché in queste settimane sono passati, come si stava difendendo il popolo ucraino. Cosa è cambiato? Che i morti sono aumentati, che un popolo è quasi distrutto. Le bottiglie che si riempivano, le barricate per evitare l'invasione a Kiev. E da un anno non è che ci siamo dimenticati la storia, no? La mia domanda è drammatica. Cosa è cambiato da un anno a questa parte? Che l'Ucraina, anziché essere stata conquistata in una settimana, come pensava Putin, e aver messo lì un fantoccio, ha avuto il coraggio di difendersi rispetto a un'invasione vergognosa e a dei morti che noi abbiamo visto, a me interessano una cosa che non si A me interessano le vite umane, a me interessano le persone che dovrebbero... Ma anche a me interessano le persone, appunto, no? Perché non vorrei citare il sacerdote di Cutro quando dice: io vorrei capire se il Vangelo dei politici cattolici è il mio stesso Vangelo. Io questa è la domanda che mi faccio sempre. I morti sono morti, sono morti. Però lei mi ha visto bambini ucraini, bambini del Donbass, ne sono morti tanti. I morti sono morti. Cioè, allora... Essere per la pace non è un modo di... Andiamo al sodo. Ecco, il sodo è che non esistono armi difensive, bisogna smetterle, bisogna lavorare per la pace, cosa che io non sento ma più. Ma si può lavorare per la pace non dando più le armi all'Ucraina? Ma certo, e pensando di fare... Non ridete, è così, da ridere di fronte alle persone che muoiono. Ma io infatti non penso c'è nulla. Solo a quello. Di fronte penso a un paese distrutto non c'è nulla da ridere, ci sarebbe da piangere. E da chi è stato distrutto? Si difende come può, naturalmente, e cerchiamo di contribuire alla difesa. Nostre. Io vorrei che contribuissi molto all'accoglienza. La cosa migliore è se entra una casa sua, si arrende, si fa distruggere, si fa ammazzare. Sentiamo Marino e poi il professore. Sull'accoglienza, vorrei che lavorassimo molto sull'accoglienza degli ucraini in Italia e in Europa. Ne abbiamo accolti generosamente migliori, ora questa generosità comincia a vacillare. Ho letto un bellissimo reportage di Annalisa Camilli sul sito di Internazionale, perché che racconta che stremo, le difficoltà l'Italia. Degli ucraini in Italia e in Europa. Vorrei che lavorassimo su questo, vorrei che assistessimo di più i dissidenti russi che escono dalla Russia e hanno difficoltà, perché le sanzioni inevitabili che noi applichiamo al popolo russo, ai gerarchi, agli oligarchi russi, si riflettono anche sui dissidenti che escono. Ho passato la scorsa settimana con Vera Politkovskaja, che era la figlia di Anna, che è dovuta abbandonare la Russia perché non ci si può chiamare Politkovskaja. La mamma è stata uccisa e la figlia minacciata. Scusa Marino, ma secondo te è possibile comunque tornare a una situazione precedente? È difficile, è molto difficile, le guerre sono sbagliate sempre, la guerra fa male sempre. Cioè Zelensky lo pensa davvero? Zelensky è costretto a pensarlo. Allora, un anno fa l'Ucraina era indiscutibilmente russa, nessuno avrebbe avuto il coraggio di mettere in discussione la Crimea. Scusate, non l'Ucraina. La Crimea era indiscutibilmente russa. Tra le cose che potrebbero apparire irrazionali di Putin è che è costretto a trattare sulla Crimea, che un anno fa si era preso
in quel modo un anno fa, più di un anno fa, con un'invasione si era preso, e che ormai era stata concessa. Tra le cose della guerra c'è questa, che ovviamente Putin ha sbagliato anche da questo punto di vista, e Zelensky ora ha l'orgoglio di un popolo che ha resistito e non vuol dare nemmeno quello che lui ha. È comprensibile, ed è il dramma della guerra, che infatti andrebbe evitata. Quando però non può essere evitata, ecco, va, ma perché impedito fa queste che ci rimettano gli invasi. Le dichiarazioni più importanti degli ultimi 12 mesi in Italia non le ha fatte Zelensky, le ha fatte Giuseppe Cavo Dragone, che è il capo di Stato Maggiore della Difesa. Ha rilasciato un'intervista in cui ha spiegato che non esiste una soluzione militare alla guerra in Ucraina, quello che io dico dal 24 febbraio, che né la Russia riuscirà a conquistare Kiev, a conquistare tutto il paese, né Kiev riuscirà a respingere i russi al di là del Donbass. Implicitamente il capo di Stato Maggiore della Difesa, al fianco di Milley, del suo omologo americano, sta sconfessando la linea del governo Draghi, del governo Meloni, dello stesso Biden, perché anche Biden ha al proprio interno i massimi generali che stanno cercando di indurlo alla moderazione. Certo. Il capo di Stato Maggiore della Difesa italiano, quindi lui è un ammiraglio, ma per farmi capire da tutti, il generale dei generali, il generale italiano che dà gli ordini a tutti gli altri generali, ha sconfessato la linea politica del blocco occidentale in Ucraina, quello che io vado ripetendo di continuo. Beh. Il che implica che continuare a inviare le armi, disprezzando la diplomazia, perché invito tutti a ricordare le dichiarazioni di Stoltenberg, le ultime oggi, continuamente Stoltenberg non fa altro che dire che la Russia deve essere sconfitta sul campo. Il campo. Stesso discorso Biden, stesso discorso Zelensky. Io sinceramente ho molta più stima di Giuseppe Cavodragone che di Biden, e mi fido molto di più delle competenze tecniche del capo di Stato Maggiore della Difesa italiana di quelle di Biden. Che però non ha detto adesso non io però più ognuno, professore, lo sa meglio di me, ognuno può piegare alla propria tesi, alla propria idea, le dichiarazioni che qualcuno fa, no? Dobbiamo essere più oggettivi possibile. Però lei l'ha letto. Non è stata questo anno drammatico, intanto la guerra è una ferita drammatica, aperta nel cuore dell'Europa e distrugge da una parte e dall'altra, quindi non è che possiamo festeggiare se c'è la guerra. Allora, la politica di Draghi, di Meloni, di Biden, dell'Occidente è stata quella politica che in questo anno ha cercato di fermare una invasione drammatica e cruenta che non si è mai vista nella storia recente. Ma anche Berlusconi. Perché quando io vedo delle immagini che sono riandate in tutte queste settimane di bombardamenti di ospedali scientifici e fatti dai russi, vuol dire che c'è qualcosa di disumano che accade. Onorevole. Allora, si è fermata un'invasione da parte di una nazione controllata. No, non si è fermata, oggi, prosegue. Non si è fermata. È un fallimento totale. Pensavamo già, lei si ricorda perché era qua, si ricorda quella fila di carri armati che si apprestavano ad entrare a Kiev lunghe decine di chilometri con il racconto che diceva ormai Kiev è conquistata, l'Ucraina è conquistata. Sì, però poi quei carri armati sono andati a sventrare il Donbass. Ma ci sono dei valori per cui vale la pena difendersi? Onorevole, le domande. Onorevole. Ci sono dei valori. Non con la guerra. Onorevole, siccome siamo tutti orrorizzati dagli ospedali che saltano in aria in Ucraina, le posso dire con un margine di errore pari a zero che sono le stesse cose che noi continueremo a vedere se non fermeremo la guerra. Quindi l'argomento che lei utilizza viene a me, non alla sua posizione. Quando dice Orsini, io non voglio vedere più ospedali distrutti. Appunto, dobbiamo fare delle concessioni, perché io le faccio un'altra previsione con un margine di errore pari a zero, che questa guerra finirà con una grossa concessione territoriale alla Russia. Ora, io sto semplicemente anticipando i tempi. Vorrei risparmiare la vita di centinaia di migliaia di persone, perché lo sa anche lei che questa guerra finirà con una concessione territoriale, a meno che non si finisca tutti quanti nell'inferno nucleare. Ecco, allora, da un punto di vista umano e umanitario, io dico, siccome non esiste nemmeno una possibilità su un milione di miliardi che Kiev spazzi via la Russia dall'Ucraina, apriamoci subito a una trattativa, risparmiamo tanti ospedali, tante scuole, tante vite umane, che è quello che ha detto anche Berlusconi. Perché, scusi onorevole, anche lei... Solo un'interruzione. Oggi io e lei, drammaticamente, perché stiamo parlando di vite umane, di distruzioni, di città distrutte, eccetera, possiamo fare un ragionamento riguardo a una potenziale pace, a un dialogo in cui dice c'è una concessione rispetto a un altro, solo per un grande motivo, perché la violenza di uno Stato invasore come la Russia non ha vinto.
non ha vinto, non ha ottenuto quello che voleva, quel progetto che ci diceva. Allora, onorevole, onorevole, il sacrificio e l'eroismo degli ucraini si può fare finalmente un ragionamento di altro genere. Se lei invece passava tutto, ci arrendavamo. Adesso però partiamo da se si fosse trattato quando Marino, no, dicevo che queste concessioni territoriali un anno fa sarebbero stato l'intera Ucraina. Esatto. Ma no, perché non era l'Ucraina che voleva conquistare, era arrivata a Kiev, c'era Zelensky pronto a partire con un aereo americano. Ma prima che scoppiasse la guerra, lei è davvero convinto che si sia fatto di tutto affinché quella guerra non di tutto, perché secondo me posso dirlo? Mi dica questo. Certo, per esempio, cioè, gli anni precedenti, la guerra in Donbass, tutti quei morti, tutti quei bambini ammazzati, sono stati fatti molti errori negli anni precedenti, ma i principali sono stati quelli in Cecenia, lasciando massacrare un intero popolo per normalizzarlo. In Georgia, concedendo a Putin di invadere la Georgia senza reazione. No, vado in Bielorussia, dove si è consegnato un intero paese di dittatori, dove i nostri omologhi, dissidenti sono costretti a uscire, a lasciare il paese. La NATO non ha sbagliato niente. E poi in Siria, dove Obama ha lasciato fare... Io penso che Putin abbia commesso l'errore di cedere alla trappola della NATO. Il principale errore è stato lasciare a Putin l'impressione che l'Ucraina sarebbe stata l'ennesima pagina di queste vicende. Sì. Cecenia, Georgia, Siria, dove ha fatto quello che voleva, nonostante in Siria fosse stata tirata una linea. Però è più allargata. Allora, questo è stato l'errore. Io penso che la pace sia... Però... Senta, lei pure, non lo voglio dire a sua età, credo che come me sia cresciuta, sia venuta al mondo con una grande guerra, che è quella del Vietnam, una grande guerra di popolo. Allora, in Vietnam abbiamo visto che la pace si avvicina cacciando l'invasore, resistendo all'oppressore che in Vietnam erano gli americani che bombardavano. Allora, scusatemi, però io voglio siccome abbiamo ancora 7 minuti... Dopodiché, ogni pace è un compromesso, ma è ovvio, però dipende da quanto ti compromette. A oggi, tanto lasciamo perdere quello che è successo nel passato, perché purtroppo, come dire, così. Errori ne sono stati fatti tanti, ma ormai il latte è stato versato. Io voglio capire, a oggi, situazione del... Quanti abbiamo? 28 oggi? 28 febbraio. Ecco, secondo lei, professore, e secondo voi, cosa succederà nei prossimi mesi? Io dico che non abbiamo ancora visto niente. E io le dico semplicemente... Ma lei dice che può anche peggiorare la situazione. La situazione peggiorerà assolutamente, con assoluta certezza, anche perché... La Russia ha semidistrutto l'Ucraina con 160.000 soldati, adesso ne ha 360.000 in Ucraina e 150.000 che si addestrano nelle caserme per entrare in combattimento. In più la Russia sta caricando una quantità impressionante di armi, di aerei, di blindati, di carri armati. Nello stesso tempo Biden non vuole porre l'Ucraina nella condizione di respingere i russi, perché noi non stiamo... Come dotando l'Ucraina. L'Ucraina in quella condizione? Noi non stiamo dotando l'Ucraina delle armi necessarie per respingere l'assalto russo. Noi Italia intera. Certo, noi blocco occidentale, noi NATO. Cioè, l'Ucraina si sta trovando in una condizione molto tragica, perché con il passare del tempo, io questo l'ho previsto sin dall'inizio della guerra, io dissi, con il passare del tempo l'Ucraina si indebolirà e la Russia si rafforzerà, e i fatti mi hanno dato assolutamente ragione. Quindi secondo lei anche perché la struttura energetica ucraina è semicollassata, quindi anche questo indica un grave indebolimento. L'Ucraina è davvero in una condizione in cui ha bisogno di essere aiutata. Quando lei dice non stiamo dando le armi, quali armi dovremmo dare? No, noi dovremmo dare... Caccia, le armi offensive, addirittura, come ha scritto Lucio Caracciolo, guardi, dottoressa, Limes, combattere sul terreno. Dottoressa, io chiaramente... Questa guerra non si dice... Io chiaramente sono per una trattativa, una concessione, però se lei mi chiedesse, Orsini, lei adesso è obbligato per un qualunque motivo a far vincere la guerra agli ucraini, bisogna dare 1.000 carri armati agli ucraini, bisogna dare centinaia di F-16, perché i russi sono spaventosamente forti. Noi non sappiamo esattamente quanti carri armati hanno, anche perché i calcoli sono difficili, ma per darle un'idea, noi non conosciamo, per far capire a chi a casa. Noi non sappiamo esattamente quanti siano i carri armati della Russia, perché poi alcuni sono operativi, altri vanno a distanza. Ma parliamo di circa 14.400 carri armati? Quindi la Russia? Ma è sbagliato questo ragionamento. Allora, se l'Ucraina la dobbiamo sostenere, sosteniamola fino in fondo.
Lupi? Io intanto mi auguro che... Invece che dicendo, ah no, quella è l'arma difensiva, quell'altra è l'arma offensiva, fino a lì arriviamo, poi da lì non andiamo più. No, io mi auguro intanto che le previsioni più fosche non accadano, anche se drammaticamente potrebbe accadere che marzo e aprile vedono una cosa che non abbiamo mai visto e che fino ad oggi non abbiamo mai visto, uno scontro cruento, cioè qualcuno come che teorizza che la pace può arrivare solo dopo grandi scontri e grandi tragedie. Credo che la posizione dell'Occidente sia stata sempre chiara, e quella di aiutare fino in fondo l'Ucraina. Fino in fondo, quindi, come diceva il professor Orsini. La vittoria finale, no? Questa è la parola d'ordine. La vittoria finale, ad arrivare la via della diplomazia, della pace. Ma Biden e la Meloni a Kiev hanno detto questo. Se oggi possiamo fare alcuni ragionamenti di mediazione e non di mediazione, è perché l'Ucraina ha resistito. Perché se no noi avremmo affermato un principio, per essere molto chiari, che se uno arriva a casa tua e ti invade, pur di non difenderti lo lascia entrare. Cioè questo è un principio su cui si può fondare una convivenza civile. Onorevole, no? Qualcuno si è opposto. C'è qualcuno che nel nostro paese ha perso la vita per difendere la libertà. Qualcuno si è opposto a questa affermazione fino alla vittoria finale? Onorevole, ma io non contesto il fatto. Noi non abbiamo mai detto però, fino alla vittoria. La domanda è cosa vuol dire? No, per favore, non parlate. Che non è fino alla vittoria finale. Posso fino alla pace. Onorevole Lupi, posso chiederle, ma cosa la scandalizza eventualmente che un popolo invaso vinca? Mi scandalizza che è una guerra senza fine ed è una guerra che avrà un'escalation tale. Come è possibile? Come ha spiegato Orsini, non è possibile che un popolo invaso vinca, no? Ma in questo caso, in altri casi vale. Cosa la scandalizza di questa eventualità? Come cosa mi scandalizza? Peraltro, sì, a lei non la scandalizza una guerra nucleare? Certo, una guerra, la scandalizza? Una guerra nucleare... Ah, non ci sarà, lei lo sa. Guardate che abbiamo un minuto e voglio far vedere un sondaggio. Un po' più di cautela su questo fatto. Aveva detto che avrebbero sventrato, ha usato questa parola. Certo, l'ha sventrata. Una parola da analista. Infatti l'ha sventrata. Una parola da tifoso. Ma perché non è sventrata l'Ucraina? La Russia l'Ucraina come quando vuole. Per ora sono accadute delle cose diverse. No, aspetti, dottore, la fermo su questo perché... Mi scusi. Solo, poi rispondo. La resistenza dell'Ucraina al sostegno dell'opinione pubblica occidentale è una politica delle armi... Mi scusi un secondo. Va bene. Dottore, mi scusi. Devo chiudere. Io ho detto, la Russia può sventrare... Marino, devo chiudere. Io ho detto, la Russia può sventrare l'Ucraina come quando vuole e infatti sta sventrando l'Ucraina come quando vuole. Se lei non riesce a vedere che l'Ucraina è un paese semidistrutto, io non so che cosa dirle. Inoltre, non esiste contraddizione logica tra l'affermazione può sventrare l'Ucraina e l'Ucraina resiste. L'Ucraina resiste ed è anche sventrata. Allora, anche Coventry nel novembre del 1940 fu sventrata da Hitler secondi, e resistette. Stanno resistendo, ma il paese è semidistrutto. Marino, abbiamo finito. Mi fate vedere il sondaggio prima di chiudere, per cortesia, che lo voglio dare. Ecco, mettete uno. Secondo lei l'Italia deve continuare a inviare armi all'Ucraina? Se mi ci mettete davanti la telecamera, chiaramente non posso... leggerlo, sì al 34%, no al 50%, non risponde al 16%. Vediamo l'altra, per cortesia. È preoccupato per una possibile escalation nucleare del conflitto in Ucraina? Preoccupati il 69%, non preoccupati il 20%, non risponde l'11%. Anche se io so che lei, professore, dice che questa escalation nucleare non ci sarà. No. Un nucleare intendesi che scoppia la terza guerra. Io dico guerra che se la Poi Russia colpisse l'Ucraina con le armi nucleari, l'Ucraina si prende l'arma nucleare e non ci sarebbe, e non ci sarebbe intervento dell'Alleanza. Perché noi siamo assolutamente cinici verso gli ucraini. Bene. Noi stiamo usando gli ucraini come carne da macello. Quindi io devo chiudere, devo dare la linea al telegiornale. Scusatemi, ne abbiamo già rubata troppa, quindi vi chiedo scusa. Carta Bianca torna martedì prossimo alle 21:20 sempre su Rai 3. Buonanotte a tutti, la linea al TG3.